Disastro, fallimento, flop. Sono questi alcuni dei termini usati dalla stampa per definire la stagione della Ferrari conclusa domenica. Ma non solo. Si è mosso anche il ministro per la semplificazione Calderoli, che evidentemente sdegnato dalla sconfitta, ha pensato bene di chiedere la testa di Montezemolo. Quello che non tutti sanno sono le cifre. 8 titoli mondiali costruttori, 6 piloti, 111 vittorie, 95 pole position. Senza contare 4 piazzamenti in seconda posizione iridata, tutti arrivati all'ultima gara, come vuole la tradizione di questo sport. Questi i numeri incredibili dell'era Montezemolo, iniziata nel 91, quando i piloti della Rossa erano Prost e Alesi e la squadra soffriva ancora della mancanza di un leader dopo la morte di Enzo Ferrari. Nessuno ha mai fatto meglio, neanche la McLaren dei tempi di Prost e Senna, e neanche quella di Häkkinen e Coulthard. Eppure si parla di fallimento e dimissioni per una stagione persa all'ultima corsa contro l'astronave Red Bull e il budget faraonico di McLaren e Mercedes. Montezemolo, che le sue cifre le conosce, ha rimbalzato le critiche e serrato i ranghi della scuderia. Appuntamento alla prossima sfida, quindi, perché l'Italia, che va a 300 all'ora, nonostante tutto, è da 20 anni sempre lì, a combattere per la vetta.